non era arrivata la funivia. Dovremmo aspettare. Comincia a venirmi voglia di fare qualche tiro al poligono. Ma quanto ci vorrà? Che posto strambo dove andare a vivere. Anche per dei ricconi. Non sono così ricchi. Hanno solo una montagna. Ci sono le telecamere. È arrivato. Sì, è arrivato. Andiamo. Ok. Finalmente, vieni. Ma beh, volevo restare qui a schiacciare un pisolino, ma. Ok. Come al ballo della scuola. Si comincia. Sì, l'avventura ha inizio. Ah, spero sia stata la scelta giusta. Perché? Sai, ritrovarci tutti insieme per l'anniversario. Josh sembrava davvero contento che ci ritrovassimo. Già, sì, è felicissimo. Credo di non averlo mai visto così eccitato per qualcosa. Bene, bene. È difficile capire come sta. Ero un po' preoccupata. No, no, è stata una buona idea. Spero che anche gli altri la pensino così. Siamo tutti qui, no? Grazie, sei proprio un vero amico. Senti, basta parlare del passato, godiamoci il viaggio. Sai cosa, hai ragione. Sai come ho conosciuto Josh? No. Ok, eravamo in terza. Josh era in fondo alla classe, io in prima fila. Ci ignoravamo completamente. Poi il ragazzino seduto accanto a lui ha tirato il reggiseno a quella che stava seduta di fronte. Così l'insegnante l'ha spostato davanti, dove ero seduto io. Ok, e? E così sono finito dietro. E? Ero accanto a Josh e così ci siamo incontrati. E siamo diventati amici, fino a oggi. Fatti l'uno per l'altro. Se non fosse stato per Ginny Simmons, che ha raggiunto la pubertà con 3 anni di anticipo, e se quel giorno non avesse indossato una maglietta che lasciava intravedere il reggiseno, chi lo sa, potresti essere su questa funivia da sola, proprio ora. Oppure potresti parlare con un'altra persona. Boom. Effetto farfalla. Questo è l'effetto farfalla di cui parlano tanti, praticamente. Praticamente succedere Jess, la nuova ragazza di Emma, fiduciosa, riverente, sicura di sé. Oh, cavolo, Cao. Arriva qualcuno. Vediamo chi è. C'è il resto delle azioni. Comunque, ragazzi, ci ho riflettuto un po' su perché io ho paura di fare di grammatica. Quindi, non so, sono molto così. Cos'è stato? Jess, ehi! Hey. Jessica, siamo qui! Vi piace farlo in posti strani, per caso? Siamo rimasti chiusi dentro. Potresti farci uscire? Per favore. Oh mio Dio. Me la sono vista brutta. Altri 10 minuti là dentro e avrei iniziato a mangiarmi una gamba. Ah, che schifo, Chris. Guarda, io ho un sacco di carne addosso. Questi qui sono tutti muscoli. Sì, certo. Ehi, Chris. Faccio come mi ha insegnato Sam. Considero gli affari personali degli altri come miei giocattoli personali. Non fare lo stronzo. Accidenti. Sembra che qualcuno abbia una cotta per il nostro caro amico, nonché capoclasse Michael Monroe. Chris. Cavolo, mi chiedo che razza di fantasia erotica può avere la nostra Jessica, eh? Chissà. Ridam lo spiega. Insisti. Ridam. Da qua, imbecille. Felicemente, imbecille. Sei proprio un idiota. Forse sarebbe meglio se gli impiccioni imparassero a farsi i fatti loro. Sì, in un certo senso hai ragione. Avanti, Jess, a noi puoi dirlo. Sappiamo mantenere un segreto. No, tanto lo scoprirete da soli. Va bene, vediamo di salire alla baita. Ne ho abbastanza di tutta questa natura. Voi andate avanti,
Io resto qui ancora un po'. A vedere se arriva qualcuno. Intendi Mike? Cosa? Ma no, dicevo chiunque. Ah, Sam? Oh, visto che panorama, voglio dire... Ok ragazzi, si è sconnesso il DualShock, due secondi che vado a prendere il caricabatterie. Ok, possiamo. Cavolo! A volte mi scordo fermarmi a ammirare queste cose. Ehi, ma non potevano costruire la baita accanto alla stazione d'arrivo della funivia? Cazzo sono questi? Emily, ah perfetto, mi hanno risposto subito. Emily, l'ex di Mike, intraprendente, persuasiva e intelligente. Non credo che sarebbe stata così pittoresca. Matt, il nuovo ragazzo di Emily, determinato, ambizioso, azzurro. Sai. E non c'è mai un facchino quando serve. 21 e 24. Perfetto. Va bene. No, i brividi. Ci siamo quasi. No, voglio dire, mi sento a disagio. Oh, capito. Sarà strano ritrovarci di nuovo tutti quassù. Di sicuro non sarà una normale scampagnata. Voglio dire, cosa pensi che... Wow! Oh! Gesù! Non solo loro, io non mi sono spaventato. In questo non mi sono spaventato. Mike, l'ex di Emily, è intelligente, motivato e persuasivo. È anche stronzo. Ragazzi, Michael! Davvero, avreste dovuto vedere le vostre facce. Cazzo, mi viene da prenderti a pugni. Non male. Mike, sei un idiota. Dai, ragazzi, siamo amici o cosa? Non ci stavo. Niente ragazzi. Violenza, dobbiamo solo divertirci. Siamo in una foresta, è paurosa. Su, entriamo nello spirito della situazione. Lo spirito della situazione? Sei scemo cosa? Cerco solo di sdrammatizzare, Em. Non fare così. Così come? Così, come fai tu. Alla fine fai sempre così. Minaccia gira largo dal benvenuto. Dal benvenuto. Michael. Lasciamo perdere, altrimenti questo weekend diventerà uno schifo generale. La situazione è strana e lo sappiamo tutti. Facciamo pace con questo concetto e andiamo avanti, ok? Matt. Ho capito. Sì, non peggioriamo le cose. Bene. A posto? A posto. Adesso vi bacerete pure? Oddio, sì. Adesso ci baceremo con la lingua e... no, meglio che vada a dare un'occhiata alla funivia. Ok, ci vediamo. A dopo. Bene. A dopo. Ah, merda. Cosa? Puoi portarli per il resto della strada? I bagagli? Sì, tutti quanti. Ah, perché? Devo andare da Sam. Ok. Scusa, è che devo proprio parlarle. Mi sono ricordata di una cosa che devo dirle prima che arriviamo lassù. Ma non puoi aspettare, ci siamo quasi. È importante, Matt, ti prego. D'accordo, che vado, insisti, non ti lascio. Em, sinceramente non penso che dovresti scendere da sola per il sentiero. E perché mai? Fa freddo e sta diventando buio e... Hai intenzione di proteggermi dal buio? Lasceremo la roba qui e verrò con te. Non ce la ruba nessuno. Matt, mi prendi in giro. Non puoi lasciarmi sola neanche per 5 minuti. Non ti fidi di me. Ma non è per quello. Perché non mi ascolti? Devi sempre controbattere su tutto quello che dico. Scusami, Em... Volevo solo essere gentile. Se vuoi essere gentile, vedi di portare tutto quanto alla baita più in fretta che puoi, ok? Ok. Va bene. Come vuoi. Grazie. Ci vediamo su dopo che ho trovato Sam. A proposito. Aggiornamento di stato. Ok, ragazzi, abbiamo anche un po' capito nomi di tutti, diciamo. Ashley ha una cotta per Chris, accademica, curiosa e schietta. Ashley by the Washington. Doveva andare proprio da qualcuno. Fan. Sta diventando amichevole, un po' troppo amichevole forse. Non si dice ogni lasciata è persa? Mm.
Oddio! Ehi! Oh! Ehi, wow! Scusa! Non ti volevo spaventare. Mamma mia, Beth! Oh, volevo spaventarti, ma spaventarti poco, non per davvero. Oh mio Dio! Ehi, wow! Mi dispiace, Ash, davvero. Ok, sto bene. Che guardavi? Qualcosa di interessante? Fammi guardare. Menti, non si vede. No, ma io... No, non si vede molto. Non c'è proprio niente di interessante. Cosa? Solo... Ma dai, scommetto che riuscirò a vedere un orso che si pappa una volpe. Insisti, magari no, ragazzi, no. No, guarda, Matt, non rovinarti la vista. A me sta già venendo il mal di testa, per cui no. Va bene. Certo, come vuoi. Veramente affetto farfalla, mi sembrava la cosa più giusta da fare, ragazzi. Magari non era bello, perché ragazzi, poi se avesse scoperto la verità, Jessica stazione della famiglia superiore. Ah, lei è ancora là. Cioè lei aspetta là, senza un cellulare, senza fare niente. Controllo il telefono, leggi un libro, molto per il telefono, che leggi un libro. No. Dimmi che non l'hai fatto davvero. Tieni le mani bene in vista, ti abbiamo circondato. E ora gioco. Ma chi sono io per reagire? Quale altra scelta ha questa povera ribelle se non di arrendersi alla rude guardia militare che è venuta sin qui per prenderla in custodia? Quella è la panchina, raccoglie la palla di neve. Io, beh, non saprei se la metti così. Era due. Oh! Grandioso. Dove ti stai nascondendo? La canzone di sottofondo è bellissima, ragazzi. Era due. Centro. Preso di nuovo. Hey. Headshot. Oh, ecco. Questo. Ehi, andiamo. Ehi, Mike! Ok, mi hai fregato. Va bene. Ancora? A volte non fai. Non puoi nasconderti, Michael. Conosco tutti i tuoi. No, non voglio. Cioè. No, sto bene. Che spara. Wow! Ti troverò, Jess. E poi? Basta! No, tesoro, ancora! Finché non cadrai! Ecco, finito! Tutto fatto! Allora sono caduta? Non direi. Beh, nel caso lo sapresti. Va bene. Ehi, sbaglio o ti stai dichiarando sconfitto? Sei una degna avversaria, Jessica, regina delle palle. Ok, è un titolo un po' ambiguo. Mia signora. Da qui la palla... bacia mai. Poteva anche... Era bellissimo, tipo prendeva la palla di neve e gliela buttava in faccia. Wow, tienine un po' per dopo, tesoro. Non resto mai senza. Saliamo alla baita. Già, anche se qui è così bello. È un posto fantastico. Già, potrei anche restare qui per sempre, a patto che ci sia anche tu, per dei baci infiniti. Soltanto baci? Beh, più o meno. Beh, mi sa che finiremo per morire congelati fra quel più e quel meno. Già. Aggiornamento di stato. Ok, ragazzi, perfetto. Ah, siamo di nuovo dall'analista, ragazzi. Ci si rivede. Tra l'altro siamo arrivati a 30 minuti. Come di ci sentiamo? Sono convinto che abbiamo fatto buoni progressi l'ultima volta. Ma sono sempre più preoccupato per te.
Ok ragazzi, non facciamo il test che ci deve fare l'analista, se ci deve fare qualche altra cosa, non lo so. Direi di continuare il prossimo episodio. Quindi per questo episodio è tutto. Diciamo abbiamo visto un po' come si chiamano, che carattere hanno i personaggi. Mi sono preso anche qualche 2-3 infarti, perfetto. E quindi ragazzi, io direi che per questo episodio è tutto. Noi ci rivediamo a un prossimo video. Io vi invito come al solito a lasciare un bel pollice in su, a iscrivervi se volete. Noi ci rivediamo a un prossimo video, a un prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi.